Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. Come avrete notato è cambiata sia la intro che la location. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate sia della intro che della location. Come avrete notato è tutto cambiato, ho cambiato proprio postazione, pian piano aggiungerò cose. E tra l'altro, come potrete notare, qua dietro ci sono delle Jordan Mid, perché ho deciso che anche loro avranno un posto nella mia location, perché anche loro sono delle scarpe. Questo è uno scherzo a natura, Gianluca. Le Jordan Mid non sono scarpe. Iniziamo subito col video. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi qua sotto e mettete un mi piace se volete altri format di questo tipo. Arriveranno un sacco di nuovi format e questo format penso non l'abbia mai fatto nessuno nel mondo, e ora vi spiego com'è nato. In pratica ero su Instagram e stavo guardando le storie, e questo mio amico Lorenzo Zanola, di cui vi lascio il link in descrizione, che saluto, ciao Lorenzo, era in Grecia e stava facendo delle storie. A un certo punto, visto che era in un negozio di fake, a ironizzare appunto sulle cose che c'erano, quindi ho pensato subito, ci devo fare sopra un video. Quindi gli ho scritto e gli ho detto: fammi una mystery box, ti compro una mystery box di un outfit fake, non dirmi cosa mi comprerai, fammi solo delle registrazioni così che poi le metterò nel video e poi mi arriverà il pacco e farò l'outfit. Il pacco è qua ragazzi, però prima vi lascio le riprese che ha fatto lui. Se ci saranno spoiler ovviamente ve li blurrerò, perché sennò vi spoilerate anche voi il video, e io ovviamente non ho ancora visto queste riprese, quindi non so se ci sono spoiler o meno. Detto ciò, vi lascio le riprese e noi ci vediamo dopo qua con l'unboxing e l'outfit. Ciao a tutti ragazzi, allora siamo qui a Hype Bazaar, che è un negozietto di nicchia qui in Grecia. Siamo in vacanza e abbiamo pensato di comprare un outfit per Andrea. Quindi adesso diamo un'occhiata a quello che c'è qui dentro e scegliamo cosa prendere. Eccoci, diamo un'occhiata. Qui abbiamo questo pantalone off-white. Attenzione ragazzi, splash delle 50. Ok, poi andiamo a fare un giro di là, abbiamo un po' di off-white, vediamo cosa possiamo prendere con Andrea. Okay, questo è un accessorio che non può mancare ragazzi, questa solo roba di nicchia ragazzi, cioè non so se... Allora ragazzi, siamo qui alla cassa, abbiamo comprato un total look special, total look. What's your name? Alexandra ci ha aiutato, è stata carinissima, saluta, è spettacolare ragazzi, adesso non vedo l'ora di vederci Andrea, è bellissimo. Allora, stanno impacchettando, non vi faccio vedere che cos'è, vedete non vedete, sorpresa, ecco qui. Grazie. Cioè, poi tra l'altro abbiamo appena messo la roba in macchina nel portabagagli, perché cioè giustamente la roba di un certo valore va custodita con cura. Eccoci qua tornati col pacco ragazzi, sono veramente euforico, è davvero enorme come pacco. E tra l'altro sono davvero euforico perché l'unica cosa che so io di questo pacco è questa ragazzi. Cioè non puoi capire che cazzo devi stare a comprare qua. Quindi ragazzi sono davvero davvero euforico. Andiamo ad unboxare ora il nostro pacco. Ovviamente ragazzi è una mystery box, quindi non andrò ad aprire guardando, ma andremo a togliere pezzo per pezzo. Ho visto che c'erano anche i fake icon, i cappellini fake fatti malissimo. Secondo me uno ce l'ha messo dentro di cappellino icon fake. Andiamo adesso aperto, non voglio spoilerarmi niente. Ecco qua ragazzi, apriamolo di qua così che non possa vedere. Andiamo ad aprire. Ecco, ho preso subito il cappellino, che è di sicuro, questo ne sono certo, l'icon. No, e invece no, è un cappellino di Off-White con la retina dietro, del prezzo di 13,90€. Abbiamo l'adesivo stile New Era con la croce di Off-White, il logo Off col punto esclamativo, white qua ricamato malissimo ragazzi, ma davvero male. Poi vedrete dei close up. Qua sul back dove c'è la chiusura abbiamo ancora la croce di Off-White. E ragazzi, questo è il primo pezzo del nostro outfit. Davvero stampa orribile. Mamma mia ragazzi, anche storta la stampa. Questo ragazzi è il primo pezzo del nostro outfit. Clamoroso,
se iniziamo così, iniziamo bene. Anche all'interno c'è ancora un'altra croce di off-white, perché non sia mai che non si capisce che è off-white, ci sono poche croci, ragazzi. Questo, ragazzi, è il nostro primo pezzo, andiamo oltre. Passiamo al secondo pezzo, qua sento un'altra scatola, sono le scarpe, quindi direi, questo è un marsupio. In bruttissima pelle, tra l'altro. Dicevo, le scarpe lasciamo per ultime, questo è di sicuro un marsupio. Sì, è un marsupio. Andiamo, qua abbiamo i pantaloni, penso. Ed eccoli qua! Pantaloni di Off-White. Inesistenti, ragazzi, questi non esistono. Esiste questo tipo di grafica, non fatta in questo modo. Questa è davvero fatta male, sembrano tipo i messaggi dell'iPhone. E abbiamo scritto Off-White. E poi qua dietro abbiamo Off-White in giallo, stile Industrial Belt. E di qua uguale. Questi pantaloni, ragazzi, originali non esistono. Qua abbiamo all'interno l'etichetta Off-White. E ragazzi, anche questi bellissimi, clamorosi. Cioè davvero brutti, 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 brutti. Anche se il dietro comunque... Il dietro è accettabile, ma il fronte così, ragazzi, è davvero orribile. Questa è la parte sotto, passiamo oltre. Andiamo a vedere. Allora, qua abbiamo il marsupio, che si è capito il marsupio. Questo sono le scarpe. Andiamo qua, la maglia. Questa è una maglia, ragazzi, di Supreme. Tra l'altro stampa, oltre che fatta male, sporca, ma sporchissima, sembra ci sia passata sopra una macchina. Etichetta, che non c'entra niente con Supreme, taglia doppia XL e sembra una S, ragazzi. Su questa non c'è tanto da dire, è una maglia di Supreme, stile Barletta, Supreme Barletta, Supreme Italia. Davvero, ragazzi, fatta iper male, fatta davvero malissimo. Passiamo ora al marsupio e poi andiamo sulle scarpe. Ed è un marsupio di Superbug. Gianluca se la ride da dietro. Le zip però scorrono bene. Le zip scorrono molto bene. Questo, ragazzi, è un rip-off del marsupio di Supreme in collaborazione con Louis Vuitton. La pelle hanno riprovato a riprodurla con la stampa che aveva quello di Supreme e Louis Vuitton. Molti accessori avevano quello stile. La scritta Supreme è fatta non male, ragazzi. Di più, è fatta davvero malissimo, ma proprio male. Superbug. Come gli vengono in mente, ragazzi, queste cose? È incredibile. Superbug. Questo, ragazzi, è l'accessorio. Abbiamo la tasca anche dietro. Eccola qua. Direi che questo è il pezzo forte del video. Ora vediamo le scarpe, però, ragazzi, questo, la Superbug. Non si può dire nulla, ragazzi. La Superbug. Incredibile. Questa si matcha benissimo con le Supermax, ragazzi. Passiamo ora alle scarpe. Qua abbiamo la scatola, quindi non dovrei vedere cos'è. Il box delle 350. Qua abbiamo niente. Via, abbiamo un box delle Easy. Ovviamente il box delle Easy non è così, ma è in quel modo là. E andiamo ora ad unboxare queste 350. Non abbiamo altre scritte. Size 45. Andiamole ad aprire, ragazzi. Non voglio vedere. Le guardate prima voi. Io non le voglio vedere. Andiamo a vederle. Gianluca sta ridendo da dietro perché l'ha vista. Queste, ragazzi, sono delle Oreo fatte non male, anche queste, di più. Il box, ragazzi, in totale l'ho pagato 120. Abbiamo all'interno una scritta Easy e, ragazzi, cioè sono completamente sbagliate. Completamente sbagliate, guardatele da sopra. Abbiamo il boost, che non è boost, anche qua è cemento armato. Ragazzi, che dire, abbiamo dei pezzi di carta incollati sulla suola. Incredibile, ragazzi. È un 45 che tra l'altro sembra un 36. Qua è iper lucido la suola. Ed ecco anche il paio destro. Ragazzi, che dire, è un capolavoro. Cioè, è un capolavoro, ragazzi. Però la Superbug, mi sono innamorato, ragazzi. La Superbug è davvero clamorosa. Detto ciò, ragazzi, andiamo ora a vedere l'outfit all'esterno. Ringrazio tantissimo Lorenzo per questi magnifici acquisti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e volete altri format di questo tipo. Lasciate un mi piace, commentate facendomi sapere cosa ne pensate dell'intro, della location e dell'outfit. Seguitemi su Instagram, @andrerati. Vi lascio in descrizione anche il profilo di Lorenzo e di sua moglie. Grazie per aver visto il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Eccoci, ragazzi, all'esterno. Ora vedrete delle riprese di tutto l'outfit per intero. Dopodiché questi vestiti verranno donati in beneficenza.